Cooking with Quasar. Wow! Idee per quest'estate. Allora, prendete un bicchiere, lo riempite con 3/4 di acqua e lo sciroppo di menta. Fate 6 ml di menta e poi riempite il bicchiere d'acqua fino a questa altezza. Fino a questa altezza, diciamo. Io l'ho già fatto. Poi prendete lo scovolino per fare i meloni. Io ho preso le formine di ghiaccio a forma di cuore. Prendo questo perché il quantitativo di acqua che riesce a stare qui dentro è perfetto per riempire questi cuoricini. E come si fa? È semplice, ne prendete un po' e tac. E cercate di prendere la mira per riempire i cuoricini. Dove non si è riempito abbastanza, ovviamente il ghiaccio tende a gonfiarsi, quindi se li riempite fino all'orlo tenderanno a ingrossare e a uscire dalla formina, ma non è un problema perché tanto l'ultimo okay. E poi li mettete in freezer. Sempre con lo scovolino scovolate il melone e fate queste bellissime palline. Le mettete dentro il bicchiere. Le avete tante belle palline di melone e bambini. Oppure seguite il metodo che c'è adesso, basta umbolizzare comunque, di girare la curia con quello che volete dare ai bambini, al contrario, gli conficcate i bastoncini dei ghiaccioli, che li vendono comunque sfusi, li conficcate e tagliate il melone seguendo facendo stare all'interno il bastoncino, così poi lo tirate su e trac, avrete il bastoncino tipo gelato però fatto di melone. Tutto qua. Poi qui ci metto acqua, se no se avete le formine di ghiaccio, quelle più grandi, che io non ho ovviamente, potete mettere dei pezzettini di frutta, o per esempio prima ho messo l'acqua con la menta, potevo mettere una fogliolina di menta prima di farle congelare, una fogliolina di menta su ognuno, così pratica, prendi la fogliolina e la metti sopra, trac, questo andrà un po' dentro, così quando si congela avrà anche un bel disegno, c'è un bel effetto, comunque alcuni avranno dentro la fogliolina, altri no. Se non avete l'acqua e menta non è un problema, prendete l'acqua, prendete della frutta piccolina, che ne so, amore, lamponi, e lo riempite di acqua, ovviamente l'acqua della bottiglia, non usate quella dell'uncinetto, fa più schifo. E mettete un frutto, prima mettete un frutto per ogni, anche le ciliegine sono buonissime, l'ho testato anche con le ciliegine, mettete un frutto per ogni contenitore e poi lo riempite con l'acqua fino a raggiungere il livello. Così avrete la vostra acqua, potete usarlo per il cocktail, per fare un cocktail, per esempio questo come ghiaccio per un mojito, per esempio, un mojito non alcolico. Oppure quelli con la frutta senza la menta, usare per fare dell'acqua o un succo d'arancia e poi quando si scioglie sprigiona il frutto, potete mangiare.
mangiare, che sarà anche quello congelato. Tutto qua. Queste sono le mie due idee per l'estate. Non ho provato a congelare il melone o l'anguria perché le palline sono un po' grosse, però se volete provare, essendo queste fatte da 90% d'acqua, potete metterle nei contenitori o piatti di plastica e mettete tutto in fila e li mettete nel congelatore. Questo sarà il ghiaccio, ok, che appena comunque raggiungerà una temperatura ambiente potrete anche mangiare. Ah, scusate, stavo già mangiando. Queste sono le mie tre idee per l'estate, che in realtà sono quattro, però bene. Ciao! PS, ho fatto le palline e mo il film freezer insieme al ghiaccio a forma di cuore. E questo me lo mangio. Ciao!